Francesca Bieker, specialista. Sono un'assaggiatrice di caffè, mi occupo di formazione e consulenza per aziende che operano in questo settore. Assaggiare vari tipi di caffè e riuscirne a capire le caratteristiche. Durante l'assaggio del caffè dobbiamo sfruttare tutti i nostri 5 sensi, partendo proprio dall'inizio, quindi guardiamo il nostro caffè e iniziamo a capire qualcosa sulla sua crema e sugli aspetti che ci può dare, quindi poi in tazza. Annusiamolo, assaggiamolo, teniamo un attimo il caffè in bocca e quindi deglutiamo. Tramite il tatto, quindi non solo le mani, ma proprio l'aspetto di avere il caffè in bocca, riusciamo ad avere anche delle sensazioni in più di questo caffè. Il gusto è semplice da definire. I gusti sono solamente 5: acido, dolce, salato, amaro e umami. Il retrogusto sembra altrettanto semplice, cioè quello che resta del gusto. In realtà questa definizione è un po' semplicistica, perché quello che a noi rimane in bocca dopo aver assaggiato una tazzina di caffè o un qualsiasi prodotto non è un solo gusto, ma una combinazione degli stessi. Immaginate di mangiare un qualsiasi prodotto tappandovi il naso, non sentirete niente. Poi, quando stappate il naso, di colpo sentirete degli incredibili sapori. Perché questo? Perché quando noi abbiamo un liquido o un cibo in bocca, apriamo, senza neanche saperlo, il collegamento che c'è dalla bocca al naso e quindi il naso traduce tutte le sostanze volatili che noi abbiamo in bocca, trasformando il semplice gusto che magari avevamo sentito inizialmente in un risultato unico. Non esiste un vero e proprio caffè perfetto in termini sensoriali. Perché questo? Perché il caffè nasce da un frutto e come tale dobbiamo per forza di cose trattarlo. Possiamo dire in modo un po' semplicistico che per quanto riguarda i caffè di specie arabica ci aspettiamo che abbiano una buona dolcezza, magari delle note di frutta e un amaro relativamente più basso, ma un amaro buono del tostato, del pane, dei cereali, il cioccolato anche. Mentre per quanto riguarda la specie robusta avremo delle note maggiormente appunto tostate di caramello, di cioccolato. Normalmente prendo l'espresso,